Amici pescatori, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi bolognese dalla scogliera, già siamo stati in uno spot, sono in compagnia di Manuele, un amico mio, e abbiamo valutato di spostarci perché comunque il mare è uno spettacolo, molta schiuma sotto gli scogli, risacca ma molto vento. E stiamo cercando un posto più riparati dove magari il vento ci può fare pescare un paio di ore. E noi ci chiediamo se il mare è quello giusto, vi ripeto, possiamo stare in pesca. Può uscire pure qualche bel sargo, perché comunque oggi siamo principalmente a caccia di saraghi. Va bene ragazzi, ora andiamo a vedere un altro spot e ci vediamo. A dopo. Amici, allora siamo arrivati. Abbiamo montato. Pescheremo qui in questa schiuma. Ogni tanto, come vedete, l'onda è abbastanza pronunciata. Se il vento si calma, restiamo in pesca. Ora sfrutteremo questa scia di corrente ad uscire. Vediamo se c'è qualche amico lì sotto che ci aspetta. A dopo. Qua c'è Manuele, che quando lui, dico sempre, viene a pescare, qualche cosa la pigliare di bello. Portiamo fortuna, speriamo. Allora, oggi, come vedete, ne approfitto che Manuele ce l'ha. Galleggiante a pallina. Qualche pallino. Svolazzo. Comunque, poi ti faremo vedere nel dettaglio. Pronto sei, Manu? Sono carichissimo. A dopo. Amici, Manuele ha colpito dopo qualche saraghetto piccolo. Guardate che bella occhiata, dai. Bella occhiatone. 0-10, ricordiamo, 0-10. 10. Dai, che qualche cosa sta uscendo. Poco fa io ho preso un sarago discretuccio, l'ho rilasciato. Questo è già di taglia e ce lo teniamo. I bambini gradiscono. Il vento, come vi dicevo, l'abbiamo quasi frontale, però riusciamo a stare in pesca in questa schiuma. Poi vi faccio vedere la pasturazione e il tutto. A dopo, dai, continuiamo. Aspetta, se no si spacca il guadino. Grosso, Manu! Spigola! Spigola! Aspetta! Vai! Un po'! Vieni qua, aspetta. Vieni. Branzino. Che t'ha detto? Se ci sono le spighe. Ah, è Nico, però ho 0-10. Vediamo. A posto. Gesù, Manele, ci sono. Bel pesce di nuovo.
Mannaggia! Mannaggia! Allora, ho dovuto cambiare l'amo. Ragazzi, ci sono occhiate grossissime qui sotto. Avevo un gambo corto, un 16. Mi hanno tranciato due volte l'amo. Ora ho messo... Vediamo se si vede. Ho messo un amo a gambo più lungo, con la speranza che ci rimangano. Ragazzi, credetemi, belle grosse. Ci stiamo bagnando, ma continuiamo a dopo. Ragazzi, qua a febbraio c'è gente che si fa il bagno. Mentre parlavo con voi, niente, avevo avuto una mangiata. Ma a dopo. Lì sotto c'è Emanuele, ci sono altri pescatori, guardate. Cioè, noi peschiamo qua, eh? Guardate, guardate. Comunque, con tutto ciò l'acqua è mossa, rimane sempre il fondo abbastanza chiaro. E con lo 0,10 stiamo perdendo un bel po' di occhiate. Ci può stare, perché comunque addentano e rompono. Ora ho cambiato, ho messo un 12, vediamo se ci rimane qualche pesce. Poco fa ho preso pure un'occhiata. Comunque si può pescare, pensavo peggio. Purtroppo io di solito pesco dritto a me, in quegli scogli che l'acqua stamattina era più scura e là ci fa qualche bersaraco. Qui sotto ne ho preso uno, come vi dicevo, del rilascio, ma ancora niente. Comunque ci stiamo divertendo, ci stiamo bagnando. Meno male che io ho la tuta. E con tutto ciò non mi bagno molto. A dopo. Manuele ha incannato. Vediamo cos'è. Il mare si è mosso di nuovo, ragazzi. Io ho preso qualche saragotto. E sarago. Un bel sarago, dai. Un bel sarago. Non sono di taglia, ma divertenti. Tutti sui 250 grammi. Questo è grossetto. Vuoi coppo? A dopo. Allora, saragottino. Saragottino. Sono da 250 grammi. Praticamente abbiamo rimesso di nuovo lo 0,10. Ci siamo messi un po' poggiato a fondo. E hanno iniziato a mangiare di nuovo. Ma che cosa si vede adesso? Ok, va bene. Dai, continuiamo, ragazzi, a dopo. Ragazzi, ora smontiamo, ci salutiamo. È arrivato l'ora di andare via. Comunque la paratura è sempre la stessa. Galleggianti, io l'avevo più a pallina, Manuela l'aveva più, diciamo, a forma sferica. Quattro pallini di piombo, un terminale di 80 cm, come avete visto nel video 0,10 e poi 0,12, ma comunque ha fruttato più lo 0,10. Amo sempre del 18 e del 20. E poi comunque durante la pescata abbiamo fatto alcune modifiche, ci siamo un po' sollevati da fondo, ci siamo poi poggiati e infatti abbiamo sentito qualche sarago. Qualche pesce l'abbiamo perso, purtroppo. Qua il mare continua a sbattere, il vento pure. Comunque ora ci vediamo per i saluti finali, ragazzi. Ragazzi, la pescata è terminata e abbiamo deciso di andare via. E allora, analizzando la pescata di stamattina, ci siamo divertiti. Il mare era buono, ora c'è vento, non so se si sente l'audio. Sono usciti qualche saragotto, una spigola, tanti rilasci, qualche pesce perso. Nella prima mattinata, quando siamo arrivati, c'erano occhiate grosse.
Io ne ho perse due, Emanuele un 2-3 e niente, dai, alla fine abbiamo ci siamo divertiti, abbiamo pasturato tantissimo e ce li siamo tenuti un po' sotto, dove vi ho fatto vedere poco fa, e sono usciti una decina di pesci, ne abbiamo rilasciati moltissimi, veramente ragazzi. Comunque ora speriamo in una prossima battuta che il mare si muove di nuovo e magari trovarlo un po' più sporchino. Che dirvi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanellina e ci vediamo alla prossima. Ciao, con Emanuele, che è da molto che non pescavamo insieme. Ciao, ragazzi. Viva la pesca, ragazzi. Ah, un saluto particolare al gruppo di WhatsApp Pescatori per Passione. Saluto a tutti i ragazzi del gruppo. Arrivederci, alla prossima. Viva la pesca, ragazzi.